Paolo Mendini, che è previsto nel secondo blocco, intitolato Al pari per carità, tra poco c'è un comunicato che dovrà andare, quindi riceviamo la parola subito. Prego, dottor Mendini. Grazie per la disponibilità, ringrazio a tutti per l'invito, e anche perché vengo da un territorio limitrofo fuori da Piacenza e anche noi stiamo affrontando per la prima volta, siamo uno dei 41 incubatori certificati sul territorio nazionale e stiamo facendo una prima esperienza di incubazione, siamo certificati da 4 mesi, immagino il direttore sappia. L'acquisizione di questo status è un'acquisizione complessa per caratteristiche e chiaramente e track record, come viene definito tecnicamente, rispetto all'esperienza. Io chiedo scusa, ma la proposta di legge non l'ho letta e quindi chiedo venia, ma è una cosa che farò a breve perché siamo travolti dagli eventi, nel senso che io qua vedo oggi delle esperienze estremamente strutturate, con realtà importanti. Noi stiamo ricevendo una serie di sollecitazioni da realtà che sono e hanno uno stato di startup innovativa. Noi siamo un incubatore così definito diffuso, però siamo l'unico in Italia ad avere un codice Adecco perché siamo classificati come incubatore a vocazione sociale e sanitaria, perché la nostra esperienza, noi siamo una realtà che viene dalla cooperazione sociale e quindi quella caratterizzazione è una caratterizzazione unica. È chiaro che noi stiamo subendo sollecitazioni in modo variegato da realtà che hanno grandi competenze, ma come viene citato qua sotto le firme di chi propone la legge e che ha toccato il direttore, uno dei temi fondanti è l'accesso al credito, è l'accesso al sostegno a queste realtà che per decollare devono avere la necessità di avere i famosi capitali dormienti, cioè quelle realtà economico, finanziario, soprattutto per poter permettere a questi giovani che hanno grande possibilità, perché anche le esperienze che ho visto erano sostenuti dagli investitori privati, la maggior parte. Noi siamo anche nell'accelerazione dello Stato, a volte in contatto con le Camere di Commercio, ogni realtà ce lo può confermare anche lei, per accompagnare una startup a un'iscrizione che deve essere un'autocertificazione, il rapporto con le singole Camere di Commercio diventa complesso. I famosi codici Adecco di cui parlava dicono tutte nulla, nel senso che anche quello merita una certa riflessione, perché oggi ti collocano e ti connotano in un determinato contesto e magari se devi accedere alla finanza agevolata, se devi accedere ai finanziamenti europei, oggi esiste una complessità che è a volte inarrivabile, perché noi abbiamo avuto la visita del Ministero, perché essendo una realtà piccola con un nuovo specifico, il dottor Firpo è venuto prevalentemente da noi, del MISE, a spiegare effettivamente che tipo di caratterizzazione avevamo noi. Questa cosa è possibile per una realtà come nostra, oggi che siamo in 40 soggetti, per le realtà che sono qua rappresentate, sono start-up che magari hanno bisogno di concentrarsi sul business, c'è bisogno di un automatismo rispetto a determinate situazioni che vanno chiaramente approfondite. L'altro aspetto molto importante è il lavoro di rete. Noi ci metteremo in contatto con lei perché siamo confinanti, per dare anche un risvolto chiaramente di identificazione di buone prassi rispetto alle soluzioni oggi di intervento e di sostegno sempre alle start-up. Oggi noi abbiamo, ad esempio, stiamo attivando, e questo al Ministero gliene do atto, sull'approccio e l'attivazione del fondo di garanzia sulla CSI2, che è una grande possibilità, secondo me una delle grandi possibilità rispetto alle start-up anche culturali, di riuscire ad accedere a dei fondi che hanno delle agevolazioni molto interessanti, negoziabili, e questo è un aspetto altrettanto importante. La Regione stessa, noi stiamo collaborando fattivamente con Aster, sono contento che ci sia stato un intervento a riguardo perché è un altro soggetto istituzionale, noi siamo anche noi ospitati all'interno del Tecnopolo, quindi quelle parole di cui parlava il direttore, di co-working, di matching, cioè vanno effettivamente in modo pragmatico attivate, cioè quei rapporti diretti, che vuol dire contaminazione, sentivo prima, condivisione, osmosi. Oggi dobbiamo rendere questi luoghi dei luoghi frequentati, anche con un certo rischio di impresa. Le stesse imprese, io non so se qua ci sono dei rappresentanti, sui programmi di accelerazione, cioè
asta, si parlava prima di rapporto tra impresa e soggetto. Sì, e soggetto, finisco, è l'ultima cosa che dico, è una roba fondamentale. Le imprese fanno poca ricerca e sviluppo, primo perché la cultura italiana è una cultura ancora che deve chiaramente svilupparsi, non tutti, ma la maggior parte, noi siamo un paese di piccole e medie imprese. E questo aspetto va, anche questo collegamento col mondo delle imprese, dobbiamo metterci insieme a voi per produrre delle soluzioni che siano poi... L'ultima cosa, si chiedono caratteristiche di occupazione, noi come incubatori, quanti addetti hanno le nostre start-up, che tipo di redditività hanno a breve e che tipo di nuovi materiali hanno o brevettazioni o proprietà intellettuali. Questi sono i temi che mi piacerebbe affrontare e approfondire. Grazie e speriamo di rivederci. Grazie.